Ah, se vi state chiedendo perché ho dato questo titolo al video, ve lo spiego tra un po'. Spero si veda sì, quindi bene ragazzi, io sono un Aghisius barbuto, assai, dovrei effettivamente pensare di farmela crescere oppure tagliarla, una delle due cose, non so cosa fare. Ditemi come sto nei commenti, tra parentesi, perché... E effettivamente beh, cioè, mi vedete poche volte con la barba perché a me dà fastidio e me la taglio quasi sempre, ma in realtà mi cresce con un ritmo allarmante. Vorrei provare a vedere tra 3 settimane come sono con la barba. Non sarebbe un cattivo esperimento. Comunque, quanto tempo che non portavo un vlog e soprattutto perché ho deciso di portarlo adesso il vlog? Domanda interessante, lasciate che vi risponda. Comunque, allora, ho deciso di fare un vlog per informarvi un po' sullo stato del canale e sul fatto che sarò via per un periodo di tempo. Non preoccupatevi, video cercherò di farli uscire comunque. Infatti è la terza cosa che registro oggi. Sarò via dal periodo del 18, da sabato 18 a sabato 25, perché andrò in gita con la mia scuola, e ovviamente più che con la mia scuola, con la mia classe, a Bath, in Inghilterra. Se riuscirò, mi farebbe piacere portarvi un vlog lì in Inghilterra, non sarebbe male. Sono in camera con Loris, tra parentesi, vi ricordate quello che portava Clash of Clans e il tutorial su come, sulle musiche migliori, il top 10, cose di questo tipo? Bene, quello è Loris. Come avete visto recentemente ho portato Yu-Gi-Oh! E Hearthstone, non a caso, perché voglio un po' variare i miei contenuti. Vorrei che... non vorrei essere... cioè, è bello essere ricordato come colui che ha portato Mega Master Force, bla bla bla. Però a me piace un pubblico attivo e vorrei attirare... un po' più di gente che mi segua per contenuti che faccio, ovviamente non per gli iscritti ricambi che stanno cominciando a diventare un grosso grosso problema, ma vorrei farci un video a parte su quello. Vabbè, lasciamo stare. Nella live mi avete chiesto anche che fine ha fatto la Nuzlocke Challenge. Allora, la Nuzlocke Challenge c'è ancora, io in realtà ho già un video pronto. Il problema è che non avevo il finale, io di solito mi mettevo uno spoiler di quello che succedeva nell'episodio dopo, quindi ho detto, ma sì, non ho molto tempo, vorrei registrare l'episodio dopo e mettere uno spoiler all'interno di quello prima, ma se mi piace veramente io vi carico il video così com'è. Anzi, probabilmente lo farò sicuramente per questa settimana, perché sarò, come vi ho già detto, via Bath per quel periodo di tempo lì. Mega Man, cosa dire, stiamo andando avanti alla grande, abbiamo raccolto tutte le carte standard, volevo sapere la vostra opinione su... sul fatto di raccogliere le mega, vorrete veramente vedermi raccogliere tutte le mega oppure saltiamo? Ditemi voi, quello lo lascio sempre a voi. Si sta avvicinando la fine anche di Mega Man, quindi per quello vi chiedo veramente ragazzi, consigliatemi un videogioco. Tra parentesi, prima il 10 aprile uscirà la nuova espansione di Hearthstone, un viaggio a Goro mi pare si chiami, e introducono molte nuove carte, magari farò, dirò qualcosa di più in uno sneak peek appena fanno uscire qualcosa anche loro, perché hanno fatto uscire veramente 5 carte fino adesso, è poco da dire, c'è poco da dire, e non in questo vlog sicuramente, perché sto già mettendo dentro abbastanza cose. E il 28 aprile invece, mi ero già rattristito perché avevano detto che sarebbe uscito a settembre, invece no, l'hanno anticipato al 28. Uscirà Outlast 2, videogioco completo, io e Rosso ce lo vogliamo comprare e giocare per PS4. Ok, dirvi che lo finiremo in una volta sola, perché voglio registrarlo tutto, è quasi impossibile, però vogliamo veramente registrarlo tutto questa volta, senza vedere niente da nessuno e giocarci come due pazzi, perché Outlast... Allora, a me Outlast piace tantissimo in quanto videogioco horror, a lui meno, ma... so che anche lui sotto sotto apprezza questo genere di giochi, anche se probabilmente preferirebbe fare a meno. Sono contentissimo perché Outlast doveva uscire a settembre, è stato rimandato in primavera, siamo vicini alla primavera, hanno detto che l'avrebbero rimandato a settembre del 2017 perché il gioco praticamente aveva troppi bug all'interno, ma sono riusciti, miracolosamente, non chiedermi perché, a risolverli, e quindi il gioco è passato già in alfa o in beta. Quindi... confermato, 28 aprile esce Outlast, non vorrei darvi troppe informazioni tendenziose, ma queste sono le voci che girano nel web ultimamente. Ho intenzione anche di continuare a fare videogiochi horror, non vi preoccupate, mi piace portare videogiochi horror una volta ogni tanto perché sono intriganti, perlomeno alcuni di quei, quasi tutti quelli che porto io, sotto il punto di vista della storia magari e non sotto il punto di vista dello spavento puro come può essere Outlast. Ma se li porto è perché veramente voglio condividere qualcosa di bello con voi. Bello. Dipende dal punto di vista, un horror non è esattamente bello, è intrigante. Partiamo dall'inizio. Oggi io sono stato premiato dalla scuola, premiato tra virgolette, io e il mio compagno di classe che è Loris,
e tutti quelli della mia scuola che avevano una media superiore a tot nel primo quadrimestre siamo stati praticamente, tra virgolette, premiati, perché di premio non abbiamo ricevuto niente a livello di lucro, ma siamo stati invitati a delle conferenze durante l'anno. Per dirci questa cosa hanno chiamato praticamente in Aula Magna tutti gli studenti più meritevoli della mia scuola. La mia scuola, se non la sapete, è è un liceo tecnologico, oppure come si chiama adesso, delle scienze applicate, e la faccio a Cremona, ok, che è lontano da dove abito io, è a 30 minuti di macchina circa. Siamo arrivati lì prima e tre ragazzi di prima ci hanno chiesto che classe frequentavamo io e il mio amico. Abbiamo detto che eravamo di quarta. Sì, sono vecchio, ragazzi. Sono vecchio, faccio la quarta superiore, sono vecchio. E l'anno prossimo c'ho lì là. Vabbè, dopo aver chiarito che loro erano di prima ed erano più alti di me. Cioè, loro, uno era più alto di me, gli altri mi arrivavano qua. Quindi un po' di soddisfazione lasciatemela. Dopo aver chiarito questo fatto, uno di loro si è avvicinato a me e mi ha chiesto se io ero Alghisi, ok? E io ho detto, sì, ma io pensavo, come mi conosce questo qua? Io non l'ho mai visto, io tipo mi avrà sentito in qualche modo su dalla scuola, una cosa di questo tipo. No, mi conosce perché conosceva il mio canale. Ragazzi, può sembrare una cosa da niente, perché comunque Cremona è a 30 km da casa mia, ma o dalla mia città, come volete dirlo, ma che un ragazzo che non ho mai visto, un ragazzo che... Ti invito a lasciare i commenti, nome e cognome, perché così ti posso ringraziare meglio. Mi sono dimenticato io tra le varie cose di chiedertelo. E niente, è stato fantastico perché ho potuto incontrare una persona che conosceva il mio canale senza che io avessi dovuto fare niente. Io non ho dovuto spammare in giro da nessuna parte nella mia scuola il mio canale, eppure lui ci è arrivato in qualche modo lo stesso. Vorrei che mi dicessi qual è la tua serie preferita, visto che mi sono... tra le varie cose ho dimenticato di chiedere quello. Eravamo un po' di fretta, purtroppo, mi spiace non aver potuto dirti di più. Ragazzi, spero davvero di aver detto tutto, quindi se il video è piaciuto lascia un commento, se ti piace iscrivetevi. Non vi preoccupate, i video dal 18 al 25 usciranno, saranno programmazioni un po' particolari, ma ci saranno. Quindi noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi.